Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly e no, decisamente questa non è la mia auto. Avevo già girato alcuni degli episodi per il mese di marzo, ancora nel corso dei primi giorni di febbraio, ma per il momento diciamo che mi è sembrato il caso di fermarsi e di fare qualcosa di diverso, ma di non tanto diverso, perché avevo cominciato con l'argomento 4 cose, 4 elementi, 4 oggetti. Ed ecco quindi che oggi, in questo episodio speciale, voglio parlarvi di 4 modi per trascorrere l'emergenza e la quarantena in casa. Benvenuti quindi su Diario di Viaggio in the House. Sigla. Capisco, in questo momento restare bloccati in casa per qualcuno può sembrare anche frustrante, come viene da dire, ma non posso neanche fare 2 passi. Sì, puoi fare 2 passi dentro casa, puoi uscire in balcone e girare intorno al balcone, per esempio, che è una cosa che stanno facendo tantissimi. Ci sono sicuramente delle cose che si possono fare per rimanere in casa e per far passare il tempo, per fare qualcosa di utile e di funzionale e per trascorrere con calma e con tranquillità questi giorni di quarantena. Vediamo qualche esempio. Se avete un animale domestico, potete prendervi cura del vostro animale domestico o giocare con il vostro animale domestico, passare un po' di tempo assieme a lui, che magari è una cosa che fate non tantissimo perché siete fuori a lavorare, siete fuori per fare altre funzioni, siete fuori per fare altre situazioni, ve ne occupate pochino nel corso della giornata. In questo modo potete passare dell'ottimo tempo di qualità in compagnia del vostro animale domestico. Che diavolo fai? Beh, non lo vedi? Passo del tempo di qualità col mio animale domestico. Oh, solo questi animali c'ho. Perché? Hai qualche problema? Ah. Sì, no, no, va benissimo. Sì. Oppure, non so, potreste magari leggere dei libri, cioè tanto tempo libero, quindi uno si può mettere in poltrona e può leggere tantissime cose, no? Vediamo, potrei leggere Christopher Paolini, la Rowling, Michael End, Stephen King. Beh, perché no? In fondo ho tutto quanto. Sì, sì, tutto qui. Tutto nelle book. 85 grammi di bontà in pomodoro pachino. No, scusate, volevo dire 85 grammi di bontà in e pepper. O magari sei uno youtuber come me. Mamma mia, che brutta parola youtuber, anche se uno strofina bene non se ne va più via. Scherzi a parte, se sei uno youtuber come me, puoi approfittare di questo tempo libero per portarti avanti con il lavoro, con la programmazione dei video. Ed ecco quindi come funziona un bastone della pioggia. Bene, io sono Grizzly, lui è Alinut, lui è Mel, e tutti quanti vi diciamo auguri di Buon Natale, e noi ci vediamo al prossimo video con l'anno che verrà. Ciao a tutti! Va bene, adesso mi resterebbe lo speciale di Capodanno. Potrei fare quello sui fuochi d'artificio migliori. Il punto è, potrei ordinarli su AliExpress, magari adesso me li mandano, però passa sempre un buon mese prima che arrivino. Facciamo lo special della Befana, va. Oppure, restando nell'ambito della socialità e delle app social, magari sei un fissato di Instagram e hai bisogno di fare selfie costantemente. Ma come si fa a fare selfie costantemente quando uno è bloccato in casa? Si possono fare selfie in tutti gli angoli più strani e particolari della casa. Bene, direi selfie nel ripostiglio. Selfie con scaldabagno.
Sì, questo fa molto Narnia. Allora, selfie nell'armadio. E visto che tutti quanti dicono che bisogna lavarsi bene le mani, ci laviamo tutto quanto. Selfie in lavatrice. Scherzi a parte, io ho comunque molte cose che riesco a fare in casa e nonostante tutto ancora sto riuscendo a fare anche qualcosa con il lavoro. D'altronde faccio il tecnico informatico e in un momento in cui c'è tanto bisogno di smart working e di lavoro da remoto e di attività legate alle telecomunicazioni e all'informatica, sto ancora lavorando un pochino. Naturalmente sto lavorando in ambito ridotto, ma nel mio studio ancora, contingentando gli ingressi, sto lavorando, perché comunque succede di dover fare anche questa tipologia di servizi che sono legati ai supporti alla popolazione. Inoltre sto lavorando con la Protezione Civile per fornire assistenza alla popolazione. Per il momento non stiamo facendo nulla di troppo complesso. Un paio di volte ci è capitato di uscire principalmente per andare a diffondere il messaggio del Comune di Siracusa con l'invito a rimanere in casa, anche perché nonostante la situazione vedo che comunque c'è ancora tantissima gente che esce di casa solo per andare a fare una passeggiata e per creare capannelli di persone in giro. E io veramente mi chiedo, ma cosa c'è di difficile da capire nel concetto? Bisogna restare in casa, uscire solo per motivo di necessità e non ammucchiarsi tra persone. Insomma, la situazione è un pochino complessa, lo capisco, siamo tutti quanti bloccati in casa e lo saremo ancora per qualche giorno, quindi bisogna imparare ad avere un po' di tranquillità, non lasciarci prendere dal panico, come diceva il maestro Douglas Adams scrivendolo sul lato della guida galattica degli autostoppisti, non lasciatevi prendere dal panico, e vedrete che tutto quanto andrà bene, come scritto nei disegni che vengono sparsi un po' su tutti i balconi e le ringhiere in giro per le città d'Italia. Ci sono tantissimi modi di trascorrere questa emergenza, in questo periodo tantissimi youtuber stanno facendo delle live essendo tutti quanti bloccati in casa e ci può stare, e per il resto vedrete che riusciremo a superare tranquillamente questa situazione. Siamo passati da situazioni anche molto complesse, siamo riusciti a venirne fuori vincitori, riusciremo a venirne fuori vincitori anche questa volta. Detto questo, mi permetto di concludere con qualche consiglio, a parte quelli scherzosi che vi ho dato in questo video. Sicuramente vi lascio sul doobly-doo alcuni video e alcuni link di riferimento sia all'OMS e al Ministero della Salute, sia anche a qualche consiglio che dà qualche amico youtuber un pochino più esperto di me nell'ambito di questa tipologia di argomenti. Lavate spesso le mani, vi do il consiglio di non utilizzare troppo i gel a base alcolica come la mucchina. Vanno bene per disinfettarsi e sanificarsi le mani una volta ogni tanto, ma considerate di non utilizzare il gel più di 2 o 3 volte al giorno, perché il gel a base alcolica comunque può ustionare le mani se utilizzato costantemente, ed è una cosa che sta succedendo in questi giorni. C'era gente che si buttava giù la mucchina sulle mani come se fosse acqua fresca, e non è acqua fresca. Infatti ci sono molte persone che si sono anche letteralmente cotte le mani. Vedo tutto questo discorso di mascherine usate da tutti quanti. Ragazzi, le mascherine servono a proteggere gli altri se voi avete dei sintomi. Se voi non avete dei sintomi e non state fornendo assistenza a persone che hanno dei sintomi influenzali, la mascherina non serve a nulla. Tra l'altro vedo delle cose allucinanti. La mascherina è un dispositivo usa e getta, non ci si può abbassare la mascherina per fare qualcosa e poi rialzarsi la mascherina. La mascherina si posiziona una volta, la si tiene su per un massimo di 3-4 ore, poi si stacca, si butta via ed eventualmente si cambia. Nel momento in cui io devo bere qualcosa, devo toccare qualcosa, devo mangiare qualcosa, devo togliere la mascherina e buttarla. Non posso abbassare la mascherina, mangiare e tirare su la mascherina di nuovo. Vedo gente così, con la maglietta sul naso, ma scherziamo, cioè, almeno la mascherina ancora è sterile, ma tirarsi sulla maglietta, mettersi sulla sciarpa. Lo capisco, in fondo ci sono molte persone che non sono abituate a questa tipologia di situazioni, quindi ci può essere quel periodo di iniziale rodaggio, ma vedrete che con la calma e con un po' di intelligenza ne verremo fuori tranquillamente. Concludo questo breve vlog facendovi la domanda molto semplice: voi che cosa state facendo per trascorrere la quarantena in casa? Ci sono delle attività particolari che state facendo, a parte le cose classiche come, non so,
anticipare le pulizie di primavera o fare qualche attività come quelle che vi ho consigliato io, c'è qualcosa di particolare o di simpatico che state facendo in casa? Beh, parliamone nei commenti qua sotto oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Abbiamo a disposizione due grandi strumenti social che ci permettono di restare più vicini anche se siamo a più di una distanza di un metro. Bene, io ho concluso. Spero di essere riuscito a intrattenervi, a darvi qualche idea simpatica su come trascorrere del tempo di qualità in casa, o quantomeno a strapparvi un sorriso con le mie scenette molto approssimative. Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram o altre app social. Mi raccomando, non condividete questo vlog andando a casa degli amici a dirgli guardate questo vlog di Grizzly, in questo momento no, usate le app social. Iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che mantenendo una distanza superiore a un metro uno dall'altro è ancora più gradevole. Seguite il mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto, per sapere quando pubblico un nuovo video, sapere quando vado live sulle piattaforme social, o quando ci sono piccole curiosità o dietro le quinte che voglio farvi sapere sui miei video. Vi piacerebbe che trattassi un argomento particolare su Diario di Viaggio on the road? Ditemelo in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!